buonasera, ben ritrovati a Palace Bell Arena. I Big Three sono qua con voi, Gio Manfrini, Coach Ferre. Ciao a tutti. E Papa Patrick alla Manivella. Oggi arriva un Lecco, quarto in classifica, a pochi punti dalle big del campionato, le Big Three, quelle vere. Eh sì, Cribbio. Quelle vere, sì sì. Arriva un Lecco, cioè, con due grosse diciamo, assenze importanti per la squadra, quindi sono il play Mascherpa e Piunti. Pivot. Di riferimento di questa giovane squadra, che comunque ha giovanissima. Doppia uscita, ne ho qui su Rugolo, si prende il primo tiro di questa ed è il primo centro. Bang, bang, bang. Wow, wow. È tutto il riscaldamento che ci prova, fa sto step back, alla fine gli è venuto. Ottimo, direi. Rugolo, quindi, al posto direi di Zampolli. Doppia uscita anche per l'Eco. Un paio di partite che parte dalla panchina Zampolli. Entra Tona, contestata, ribalza, preda ancora di Lego, si prende il tiro, arresto, Buco. Va a bersaglio, no, ribalzo... C'è Squeo, oh, Manona, la Manona. La Manona non si allunga a sufficienza. È scivolosa la palla. Secondo tiro concesso a Lecco da Todeschini. Bombetta. Non va, ribalzo è di Pilotti. E spara la lunga per il buon Caversazio. Dai e vai per Belloni, che va a bersaglio con Rugolo. Wow! Informato anche assist. Belloni sarà completamente disinteressato. Sì, esatto. Gli ha dato una palla col contagiri nel deserto dell'area. Si è ripreso rapidamente. Qui Belloni segue a treno su entrambi i blocchi il mobilissimo Daniello, che però non raccoglie. Di Belloni per questa azione del Alto Sebino sul 5-0, è il primo parziale importante in questo primo minuto e mezzo. Pensa al tiro, invece va a canestro, assist ancora per al bacio. Ah, peccato Squeo, che sbaglia, ma buona occasione, un buon assist di Rugolo. Inizio assolutamente positivo di Rugolo, che molto sta bene. Sì, un canestro da 3, 2 assist, uno non sfruttato, diciamo, che è un buon biglietto di presentazione dopo i pochi minuti della partita precedente. C'è anche la palla recuperata via la transizione, mette a posto, finta il passaggio, lo fa adesso per Caversazio, ritorna a Rugolo, avrebbe già il tiro, ma si gioca ancora, sono 14 secondi, viene servito sotto, Sgueo va nell'uno contro uno, si svita. Beh, c'è un bel mismatch lì, eh? Quindi va, arriva a canestro e finalmente sfrutta senza difficoltà la maggior fisicità contro Todeschini, che ha fatto il possibile. Todeschini, io continuo a dire Agnello, ma è Todeschini il 3? È il 9. Il 9, pardon. Niente, si scontra contro Pilotti, l'azione del numero 10, Brambilla. Transizione offensiva, Rucolo si butta dentro, perde palla, viene rischiato il fallo, nel tentativo di recuperare palla a Rucolo. Sì, perde un po' la maniglia. Ha decisamente preso in mano le redini di questa... dell'Alto Sebino. Assolutamente sì, ecco, io non lo so, non capisco, ma secondo me l'Ecco ha già fatto 3 volte infrazione di passi in 2 azioni non fischiata, meglio per noi che siamo andati in attacco in transizione, però non lo so, mi sembrano un po' particolari le partenze e anche le ricezioni. Mi sembrano particolari i fischi, pure sì, abbiamo sì, anche sì. Puccini, che dovrebbe essere un maestro in fatto di musica e di trilli. Non ci prova Rugolo al volo su Squeo. Niente, le ha fatto prendere posizione sotto e quello potrebbe essere un motivo anche di oggi, mettere Squeo spalla a canestro. Assolutamente sì, che dovrà essere necessariamente più che raddoppiato dalla difesa ospite. Mi dicevi, spesso adottano la zona, non escluderei anche che lo facciano anzitempo magari, soprattutto se segniamo adesso. Sul 7-0, parziale che si può dilatare ulteriormente, ancora 14 secondi per questa azione di attacco. Palla a Caversazio, viene servito Squeo, si prende l'uno contro uno e c'è la palla persa, quindi la transizione avviata da Todeschini. Arresto e tiro da 3 per i primi 3 punti di Lecco. Questa fa male. Albenga. Squeo perplesso, sta ripensando un po' soprattutto a chi gli ha tagliato i capelli, credo. Eh sì, l'ha scappato un po' troppo. Sì. Belloni prende la tangenziale di sinistra, Sguerra prende il rimbalzo, cioè il fallo. Strattonato. Quindi secondo fallo di squadra. Sì, il primo di Brambilla era. Quindi uno Rugolo e due loro. Okay. Primo fallo di
Brambilla l'ha fatto. Il 10. Quindi due tiri liberi per Sgueo, possibilità di arricchire il suo bottino. Porta, non porta, resta a due punti realizzati. In questi primi 4 minuti sono 6-32, il punteggio è sempre 7-3 per il Sebino. Secondo libero e arriva il centro di Michelino. Accenno di pressione. E 6-30. Ottima la marcatura di Caversazio su Daniele. Per Todeschini. Riceve al Benga, si prende il blocco, si prende anche l'arresto e tiro e va a Bersaglio. Pardon, continuo a dire Daniello, ma è al Benga. Sì, al Benga forse il più pericoloso. No, Benga, è Daniello. Daniello. Tanto chiamarlo al Benga, ma è Daniello. Si prende anche questa palla, recupera. Porca miseria, Daniello contro tutti. La seconda è la tripla, ha segnato solo lui e impatta sull'8 pari. A 5,52, un po'... ingenuo l'altro Sebino, subisce il fallo Pilotti da parte del numero 9 Todeschini, quindi è terzo fallo di squadra e c'è un cambio per forza. Todeschini lascia il campo su due falli, se non mi sbaglio è il secondo fallo personale, quindi sì. Si complicano ulteriormente le rotazioni per in casa di Lecco, quindi esce Todeschini che perde un altro giocatore, diciamo esperienza, pur giovane ma d'esperienza assolutamente. È entrato in campo il numero, con il numero 13 Siberna, anche lui minuti comunque importanti, conosce il campo. Palla Caversazio, sotto in Caversazio controlla, palla viene ribaltata sul perimetro, gira lontano, Belloni è battuto, recupera, tira in fuori equilibrio e c'è ancora l'ennesimo rimbalzo. Questa è una nota dolente in casa Sebina. I ribalzi difensivi già in altre partite sono stati un fattore. Tira libero e passa in vantaggio 10-8, è il primo vantaggio in questa partita da parte di Lecco. Sì, che con poche rapide fiammate, buone idee in attacco, sì, crea grossi problemi. Aperto di 10-0, quindi tira Rugolo, dà la spazzatura, tira l'anguria e trova il canestro, si lamenta di qualche contatto, ma gli arbitri stanno fischiando il minimo sindacale. Una difesa ospite che si fa preferire nonostante le assenze, quindi chiaramente devono mettere ribalta, una pezza. Ma niente, la palla viene tutta in campo, avrei detto di no. Viene servito Caversazio, subisce il contatto, sarà N1. Bene, subisce fallo con Rugolo che si lamenta per un fallo a metà campo, ma meglio così a sto punto. Si torna in vantaggio. Sì, direi che sarà un fallo netto su Rugolo. Esce anche Freri. Quindi nuova rotazione in casa Lecco. Adesso entra il numero 2. No, entra il numero 12, non vediamo qui da bene dalla piccionata. Prego, Davide. Va Bersaglio, 3 punti per Caversazio e riporta avanti la testa. Non ho ancora visto Balanzoni in azione, il 18. Da Varese. Daniello, ecco, in questo momento ha ricevuto palla. Palla viene andata in ala. La palla 5 secondi per concludere l'azione. Palla ovviamente a lui. Daniello, finta il tiro, si gira. Forse contatto, non va. Oh, finalmente un rimbalzo difensivo, con fatica. Sì, e forse anche con fallo sul tiro di Daniello. Ma forse anche i passi di Daniello. Sì, un po' di tutto, lasciamo andare, dai. Qualche maniera, Pilotti da 3, da 2, ha messo una stringa, ha messo una stringa sulla linea, ma chi se ne frega, ottimo. Quindi controparziale di 5-0, 15-10, 3-43 da giocare alla fine di questo quarto. Godibile la partita, devo dire. Qui forse sì. Caversazio lascerà il posto a Zampolli. Niente, non escono dal bocco. Palla viene ribaltata, viene cercato, c'è l'anticipo di Rugolo. Rugolo che subisce fallo. Ottimo da parte di Daniello che lo manda direttamente in lunetta essendo in bonus. Esce Belloni e qui Belloni entra Zampolli. Ci sono 3 minuti in cui direi che si potrebbe anche incrementare il vantaggio. Va Bersaglio,
Vediamo su canestro realizzato, mi auguro che cosa succederà in difesa. Vediamo, perché adesso in campo abbiamo tre tiratori dalla lunga distanza, quindi sul perimetro sarà dura per Lecco. Assolutamente sì. Difendersi. Un po' fermo l'attacco di Lecco, la palla gira lontano, viene fischiato un fallo alla difesa, al numero 8 Sgueo, il suo primo fallo personale e il secondo fallo di squadra. Sì, su questa soluzione d'attacco ospite mi sembra di poter dire che l'Alto Sabino cerchi di rallentare le manovre di transizione dalla rimessa e poi sia una difesa adeguata. Quindi Sgueo su Daniello. E qui spinge vistosamente fallo Caversazio, che fatica a contenere l'entrata di Balanzoni. E Balanzoni fisicamente superiore a Caversazio, da quella posizione se prende così la palla sono dolori. Fallo ben speso, tre falli, va bene. Tre falli e 3-0-8 a giocare ancora in questo quarto, manca ancora la situazione di bonus per l'Alto Sabino. Si palleggia sui piedi, viene fischiato il fallo a Pilotti, numero Pilotti. Ci siamo mangiati un po' così in serie. Bravo, ci siamo mangiati un po' così il vantaggio di falli, quindi nuovi 14 secondi sì, oltretutto da giocare per un Lecco che stenta a attaccare la difesa organizzata. Assolutamente sì, si berna. Tutti sono maturati sulle transizioni, palle recuperate precedentemente. Murato Daniello, ma riesce lo stesso a tenere la palla due secondi, un secondo. Deve tirare, non va. Prende lo spigolo del tabellone, lo lascia uscire. Controlla in stile calcistico che la palla esca. Rugolo. Qui bravissimo Squeo a murare a due mani Daniello, che poi vabbè alla disperata non è riuscito. Eh sì, perché non c'è stato cambio di possesso, quindi... No. Rimanevano due secondi per terminare, ha dovuto prendere il tiro d'emergenza, palla sotto a Sgueo. Sì, caro Sgueo, peccato. Sbaglia. Il cosa più facile. Una cosa che non sbagliava. No, assolutamente. Sbaglia più facile dei canestri. 17-10, sì. Poi ha tirato anche con la sua mano forte, la mano sinistra. La mano guantata. Niente, Bucco. Libera della marcatura, in angolo, perde momentaneamente il contatto, è uscito col piede, non visto. Uscito col piede e poi forse anche doppio palleggio. Sono scaduti i 24 secondi, quindi comunque un rimbalzo ancora perso da parte dell'Alto Sabino. Ma non so, c'è un po' di confusione, devo dire. Comunque nel frattempo il numero 8 Monte, pasticciando un po' con la palla, non è riuscito a concludere positivamente l'attacco per Lecco. Cavezzazzo per Pilotti, riceve Perego. Esce dai blocchi Zampoli, che viene coperto bene, bisticcia con la palla. Caversazzo si prende l'entrata uno contro fallo uno. Fallo di Balanzoni. Il contatto. Contraccambia il fallo ricevuto precedentemente. Siamo 1-1 Caversazzo e Balanzoni e va in lunetta ancora. Quindi sarà giro in lunetta per Edo Caversazzo, che prima si è reso, fatto un canestro ad alta difficoltà torcendosi in aria, subendo fallo, un bel canestro devo dire, il suo end one, fallisce il primo libero, 17-10, 1-46 da giocare ancora in questo primo quarto. Secondo libero è corto, braccino corto per Edo e punteggio che non si sblocca, no. Due ghiotte occasioni sprecate dall'Alto Sabino per andare in doppia cifra di vantaggio. Assolutamente sì. Si fanno sentire al momento in casa lecchese le assenze di Maschel per Direi i punti. Fuori. La palla gira lontano, controlla Caversazio Daniello, arresto tiro, la palla è lunga e ancora un rimbalzo. L'Ariete, sfondamento, de corna. Abbastanza netto, sì. Sì. Protesta la panchina in maniera scomposta da parte di Lecco. Anche perché è il secondo fallo di uno dei pochi lunghi che gli rimangono. Con minuti esperienza 1-20 e più 7 17, ed è cambio 10. Ed è cambio inevitabile, il cambio a casa di Lecco, esce Balanzoni e rientra il numero 11 Freri, è il suo primo ingresso, non ha lasciato il segno, è aperta e chiusa sì. Questo.
Era in panchina e stava mordendo i freni per entrare. Eccolo qua. Subisce una spinta, due spinte, non viene fischiato niente. È abbastanza incredibile. Già sulla primo passo la partenza ha ricevuto la spinta sul fianco. Sì, gli arbitri non lo so, non mi stanno piacendo per come stanno. Non è una partita che ho fatto. Anche qui un bel passi. Ma va bene, Johnny. Zappolli può andare a concludere. Niente, tutto buono. Arriva il rimorchio. Bravo Squeo che ci crede. Bravo Squeo. È arrivato il rimorchio importante dopo che Zappolli aveva subito l'ennesimo fallo non fischiato. 19-10 più 9, 42 secondi al termine di questo primo quarto. Non pensa minimamente neanche a tirare. No, infatti. Arresto tiro, ma è un tiro scomposto. La palla fuori, rimbalzo di Squeo. L'Eco che ha grosse difficoltà chiaramente in attacco. Assolutamente sì, attenzione al rugolo in post basso. Riferimento, uno contro uno. Vediamo l'esperienza contro il giovane Freri che cerca di controllare, perde la palla. Pilotti non se la sente di fare fallo, ci penserà Coltrone contro, anche. Invece va a bersaglio e sblocca la situazione per l'Eco 19-12. E 7 secondi da giocare, l'ultima azione. Vediamo a chi verrà data la palla. Vai Pilotti, trovati lo spazio. Palleggio, tiro, ah, è solo primo ferro, finisce qua. 19-12, primo quarto. Si riprende a giocare, primo quarto è finito 19-12. Un altro Sebino che ha sprecato un paio di occasioni di uno contro uno. Sì, non hanno voglia di andare via. Vabbè, ma... Per mettere in doppia cifra il vantaggio su Leco che ha avuto delle difficoltà ad attaccare l'ala. La difesa schierata, dicevi Gio, sì. In transizione è andata meglio. Hanno fatto vedere, sì. Belle cose decisamente. Bello svitamento di Daniello. Svita bene, è corto, la palla viene quasi recuperata, ma esce dal campo Squeo. E ancora una volta. Come dicevamo anche prima, i rimbalzi difensivi sono ancora un problema per l'Alto Sebilo. Non sono stati finalizzati tanto da Lecco. Mentre no. In altre circostanze sono state devastanti. I secondi tiri accentua, subisce il fallo Lecco da parte di Coltro. Sì, qui di esperienza, eh. Anche se stiamo parlando di un ragazzo del 91, di esperienza. Daniello, l'unico che in attacco sta facendo qualcosa. Sì, ha segnato 8. I primi 10 punti. Questo è il suo 11° su 13 punti realizzati da Lecco. D'altronde è il suo mese questo, la Pasqua è vicina. Daniello, ma attenzione perché rischia. Rischia. Sì. E c'è ancora un rimbalzo mangiato in testa a Squeo. Dal suo 8, la beffa. Tu cuoque. Suo pari numero, Monte. Tu cuoque 8, Monte. Il suo Monte ha scalato la montagna di Squeo. È andato a prendersi questo rimbalzo, quindi nuova azione di attacco. Freri non si è neanche girato a guardare il canestro. Baldini è battuto, deve ricorrere al fallo. E di nuovo, fotocopia. Problema questa marcatura su Daniello. È una staffetta nella speranza di trovare qualcosa di utile, ma questo Daniello mette giù palla molto bene, la protegge bene, anche dal punto di vista dei tatuaggi, mi ricorda Zampolli. Sì, con magari un altro passo. Chi ha più china nel braccio. Infatti... Vabbè, e rimaniamo lì. Basta che non faccio come le seppie che poi rilasciano inchiostro. La china sul campo di gioco. 19-14. È pressione. Pressione Lecco, Coltro blocca il passaggio, Pilotti ribalta. Con comodo. E 17 secondi che rimangono per questo attacco. Coltro in cabina di regia, Pilotti finta il tiro, si prende l'entratona. A quel punto lì. È come il quarterback che sceglie la corsa. Vabbè, va, da vado un io. Un entratore da cervo che esce dalla foresta. Però ha ragione lui. Ha fatto anche bene, benissimo. Sì, non ha un primo passo devastante, neanche il secondo. No. Però è arrivato. È arrivato, sì. Ancora uno contro uno, si piega. In ginocchio da te. Fuori. Daniello si arresta, direi che partenza buona finta. Sospetta. Si protegge con il ferro e finalmente arriva il... E niente fallo nemmeno stavolta, Squeo ha subito contatti. Abbia preso un colpo al cabezon, Squeo. Niente fallo, ma... E comunque vanno con più vigore a rimbalzo i ragazzi di Lecco, sono sempre 2-3 a rimbalzo e se la giocano lì. Ma
intanto è caratteristica della squadra, e poi sicuramente con i secondi tiri concessi fin qui, perché non provarci? Giustamente, gli avversari arrivano preparati. 21-14, 8 da 38 da giocare in questo secondo quarto, e rimessa in zona di attacco per il Sebino. La palla viene affidata a Zampolli, si prende il blocco di Pilotti che si apre per il tiro, invece la palla va in angolo, tutto chiuso, trova la strada chiusa Baldini. Ma una chiamata che non ci si spiega. Mentre intanto Pilotti entra a Caversazzo, non so da quando hanno visto, il coach Crotti si è lamentato un po'. Palleggia verso il centro Belloni contro Daniello. Adesso ha messo comunque Belloni, che lui è un ottimo difensore, c'è il cambio viene, sì, accettato. Adesso c'è Pilotti su, c'è ancora un cambio, quindi è Caversazzo che adesso va su Daniello. Sto seguendo Scuro Brambilla. Uno viene cercato sotto, la palla fuori per il numero 10 Brambilla che spende il tiro, è primo ferro. C'è è buona? Di transizione. Belloni va in angolo per Caversazio, viene cercato Zampolli, poi palla per contro, palla, nessuno tira, rinuncia a Baldini, controllato, si prende il suo jump, caratteristico, subisce fallo. Beh, si porta a casa un fallo, non so, mi aspettavo un tiro. Sì, anch'io ho rinunciato, non si è fidato a prendersi il suo tiro aperto, che si era mai aperto bene la difesa di Lecco. Un'ottima transizione. Ha potuto fare quello che lui, una cosa che sa fare meglio, quel palleggio adesso a tiro è il suo... tiro mancino, che tanta fortuna ha fatto anche in Under 20 Eccellenza, che ricordo domani giocherà una partita fondamentale contro Bassano. In caso di vittoria sarà passaggio diretto alle finali nazionali. È una grossa soddisfazione, chiaramente. Altro che. Sbaglia il primo, dai liberi litiga ancora all'alto Sebino. Guarda, non li sto più contando, ma la percentuale è sicuramente ben sotto il 50. Siamo 0 su 3, gli ultimi 3. Beh, guarda, Caversazio. 1 su 4. 1 su 3. Caversazio ha fatto 0 su 2. Sguè ha fatto 1 su 2. C'è la pressione anche dell'alto Sebino. Zampoli controlla l'entrata del numero 8. Monte. Palla sotto, è libero Balanzoni, si prende l'entrata, sfida Sgueo. Eurostep e palla loro. Arriva sì. Palla data Lecco. Questa ricostruzione tipo scherma, attacco, difesa, palla loro. L'avrei detto anch'io onestamente in sto caso. Sempre un po' di ritardo. Vedo arrivare uno da dietro, vedo la palla che va verso il fondo. Va da sé che... Qualche dubbio mi viene. Ha continuato nella sua traiettoria, dici tu. Si aiuta col braccio qua, evidente. No, fallo a Belloni. Però viene dato il fallo a Belloni. Brambilla. Il braccio di Brambilla è tentativo di crearsi. Ha aumentato il volume del corpo. Scusa, caro, mi ero dimenticato questa. Ne abbiamo ancora una. E che diamine. Quindi la rimessa è affidata a Daniello. 7-23, 22-14. Daniello che è uscito giusto il tempo di allacciarsi le scarpe. Qualche pillola di ossigeno, non può sicuramente coach Meneguzzo rinunciare a un giocatore di così fondamentale importanza. 2 secondi e 1, arrivano tutti i tiri al limite. Toccato da Squeo che però si taglia fuori, ragazzi. Questa volta non ci puniscono neanche questa volta. Secondo ribalzo, tiro da 3 e arriva la sentenza. Ai. La paghiamo cara, la paghiamo veramente cara, cioè Lecco sta veramente giocando col freno a mano tirato ed è 5 lunghezze sotto, cioè assolutamente in partita. Sì, assolutamente in partita, e con un Sebino che, come ho detto, se non risolve il problema dei rimbalzi difensivi, concede delle chance troppo importanti assolutamente alle squadre avversarie. Mentre l'attacco... Che hanno difficoltà a costruire, perché sono 3 attacchi che prendono tiri al limite dei 2 secondi. Tiri in emergenza senza lo spazio necessario, poi in qualche modo con rimbalzo. L'attacco di Lecco in questo momento non può chiedere di meglio. Tiro ai 20 secondi, prendo il rimbalzo, ritiro ai 20 secondi, segno da 3. Meglio di così. La Pasqua è vicina. L'avversario invece Zampolli. Alleluia! Anche perché tra pochi falli fischiati, nonostante anche questa sia la nostra tattica, cioè ci buttiamo dentro parecchio, no? Pochi falli fischiati non ci convengono, poi ai tiri liberi siamo sotto al 50, diventa un problema.
23-17, si riporta a più 6 quando ci sono 6-37. Simola Baldini nel tentativo di recuperare palla, controlla bene Caversazio la penetrazione, la palla è per Simula Maldini. Todeschini, uno contro uno contro Pilotti, che vuole farlo scivolare sul fondo, lo manda al bar, arresto, tiro, step back, tutto fatto molto bene, ma rimbalzo di Pilotti, a lui a Pilotti, non gliela porti via. Napoli no. Vuole andare nell'uno contro uno, ma è ben controllato Danianello che chiude, tenta di nuovo l'attacco, la palla è fuori, viene recuperata al limite, 13 secondi, c'è ancora tempo per imbastire un'azione, invece Belloni si Bravo Belloni. Lo spazio e va a appoggiare. Slalom speciale di Belloni, in bello attraverso stile. Attraverso le porte blu, mancava la porta rossa per fare lo slalom gigante. È vero, sì. E adesso voglio vedere Belloni praticamente in box one su Daniello. No, cambio, cambio. C'è stato il cambio con Baldini, uno contro uno, palleggia. Contatto robusto, niente, tiro in emergenza, finisce fuori, ennesimo tiro a 24 secondi, questa volta non prende il ferro, contatti sospetti, assolutamente sì, finché la palla non è in aria la difesa Sebina sicuramente è positiva, quando la palla è in aria, che sono tutti e 10 in difesa a quel punto, 5-28 da giocare, 26-17. Doppia uscita, si alza fuori Zampoli, può pensare al tiro, non se lo prende, è uscito coi piedi. Bip bip Zampoli mette la zampetta fuori. Peccato, peccato. Peccato, intanto è rientrato Rugolo. Con Caversazzo e Pilotti sotto le plance. Beh, quintetto d'esperienza in campo. Sì. La palla per il numero 13, sì, bella, Daniello va a spasso, arresto tiro, la palla docile, morbida, morbida, va dentro. Qui Rugolo sul cambio dopo il blocco non ha la reattività per andarla a contrastare su questo tiro, anche perché è bravissimo e velocissimo Daniello nell'eseguirlo. Passaggio consegnato per Caversazio, si gira, va a canestro, la tabella è corta, peccato. Però, tutto bene. Peccato. La palla è sempre in mano a Daniello. La porta a spasso finché la palla non gira, contenuto, palla fuori, nuovo attacco, ma attaccano senza muovere sostanzialmente la difesa, c'è il cambio difensivo che avversazza a campagna Daniello che tira fuori quasi da dietro il tabellone e in qualche si modo in qualche maniera sì, dai. In maniera pulita va a spasso Belloni, e va a gigante, ma inforca, inforca la cosa più facile, inforca all'ultimo. C'è il fallo in attacco dopo il passaggio. Pilotti a scattare già... su Pilotti. Il numero 13 si perde. Pilotti ha già due sfondamenti che si prende. Time out. Viene chiamata il minuto da coach Meneguzzo. Quando mancano 4:13. Intanto Rugolo fa le pulizie pasquali per l'appunto. Si è adeguato bene all'ambiente qua familiare dell'Alto Sempio. Si fa un po' di tutto. Bisogna fare un po' di tutto. Tutti devono fare un po' di tutto. Assolutamente d'accordo. Abbiamo anche coach Crotti che lui fa anche cucina. Un'abile cucina. Cucina, esatto. Ci ha potuto in questi anni rendere partecipi delle sue, dei suoi piatti. A proposito, io oggi ho mangiato le seppie in umido, devo dirtelo. Sì. Ebbene famose, sì. Le mitiche seppie in umido, erano le fatte ripiene? Oppure ripiene, purtroppo no, ripiene. Però erano buone lo stesso, voilà. Direi proprio di sì. Dopo la cena vegana penso che le erano seppie... squisite. Le ho ammazzate con le mie mani a una gli ho tolto il collo, mi sono mangiato anche l'inchiostro. Ho scritto seppia sulla sabbia, tra l'altro con un Teroldego del 2009 che ti dirò, sei andato sul rosso, mi ha dato dei problemi in apertura perché è esploso praticamente, sì, è esploso. Anch'io sarei andato per un vino rosso, con le seppie in umido così, però sì. Sarei andato più su un, tipo un chiaretto, un qualcosa di meno strutturato, ma 13 gradi, sì. Non pochi ma neanche tantissimi, devo dire.
Freschino. È corto il tiro di tre di Pilotti, che rimane così a 1 su 2 dalla lunga distanza, 26-19, il risultato è 3-45 al termine di questo quarto. Finta l'entrata, c'è il cambio difensivo su Daniello, che rimane il principale terminale offensivo. Oh. Colpisce la tabella. Lecco. Caversazio per Coltro, pensa al tiro, non se lo prende, se lo prende Pilotti. Di nuovo! Bang, bang, bang! Reale! Un altro e sono 10 punti di vantaggio. 29-19. Quindi non una buona uscita dopo un minuto chiamato dalla panchina di Lecco. No, no. Visto che la si misura così. Rucolo sulle tracce di Daniello, che ma super tutelato dagli arbitri. Qui Rucolo, se ma applicassero lo stesso sistema di arbitraggio anche su Zampolli, per dire. Per esempio, o su Squeo. Non so, non so come andrebbe. In effetti hai ragione, stiamo non mi piace. Due metodi, cioè, non hanno un metodo uniforme, ecco, di giudizio. Non mi sento di poterlo dire in tutta tranquillità. La spaziatura ancora di Lecco, tiro in emergenza, primo ferro, Pilotti tap out, palla recupera la cabeza, subisce fallo da dietro da parte di Monti, credo. 8, Monte, sì. Monte. Uno solo Monte, e Siri va in lunetta. Caversazio può far meglio dell'1 su 3 sul quale si è fermato finora, se l'è meritato. Edo è liberi per decretare il massimo vantaggio, invece è ancora corto, sono andati tutti corti, tiri liberi di Caversazio. 29-19, 2:53 da giocare, sbaglia anche il secondo. Peccato. Sono errori, yes, importanti. Peccato davvero. Quindi Coltro cerca quasi la palla recuperata, 13 secondi, 12, quindi poco tempo per concludere. La palla Todeschini, finta l'entrata, contiene bene Pilotti, c'è il rimbalzo, ancora un rimbalzo Balanzoni. Balanzoni che va a 6. Che la mette, porca miseria, un vero peccato, perché per 23 secondi e mezzo tiene benissimo la difesa, sì, Sebina. Niente da dire, cade, cede su quello che è uno dei fondamentali sui quali da quando sei ragazzo ti dico taglia fuori, c'è sempre uno che urla taglia fuori. E non è mai un giocatore non che lo urla mai. Sì, sì, beh, attenzione qua, Rugolo lascia, battezza Capra, Daniello che segna. 29-24, si riporta a meno 5, quindi partita tutta da giocare, 1:50 al termine di questo quarto. Rucolo va in entrata, prende le step distanze back, tira e non la va, palla finisce fuori, mentre i rimbalzi offensivi di Casalecco sono tutti di Lecco. Daniello Actor Studio stavolta, però Rugolo è stato bravo a non provocare. Ancora dalla lunga distanza Todeschini, ma non ha le stesse mani. Zampoli va, niente, finisce strike, no fallo, fuori campo, non è fallo. E nella mischia noi subiamo, da Daniello sua, da 8 metri. Da 3. Dice vabbè, a rimbalzo ci sarà qualcuno. Ma questa volta la prende Rucolo. Sì, che però spinge Coltro ad andare al di là della metà campo da solo. Da solo. È uscito dalle trincee da solo. Batte ancora l'uomo, perde contatto. Viene fischiato il fallo. Non buono. Ci sarà in one, solo due tiri liberi. Chiaramente attacca subito il numero 10 Brambilla, il giovane Brambilla. Che time out casalingo, immagino. Sì, viene chiamato il time out in casa Alto Sebino quando è più 5, 29-24, un minuto a giocare a fine quarto. Alto Sebino che ha sprecato delle ghiotte occasioni per mettere un vantaggio importante. Assolutamente sì, ripeto, Lecco pericoloso. Sulle transizioni e ribalzi, è lo stesso leitmotiv del primo quarto. Sì, e appena appena si azzardano a prendere un tiro entro i 15 secondi di azione, beccano contropiede sempre, perché la disposizione in campo non è tale da consentire né di andare a rimbalzo facilmente in attacco né di chiudere eventuali contropiedi. Sì, c'è solo un terminale offensivo in questa partita in Casalecco, che è Daniello. Quale ancora non sono riusciti a trovare la quadra, diciamo, no, anche perché la difesa prevede molti cambi di marcature, quindi va da sé, insomma, che questo
facilita la vita a Daniello, la complica la difesa e penso anche in una situazione di taglia fuori, quindi l'accoppiamento è un po' più problematico. Sì, poi dopo, sai, se sempre anche il discorso, facciamo giocare sempre Daniello che prima o poi si stanca. Anche sai, questo è assolutamente anche 30 punti, ma sì. Se gli altri non entrano in partita e comunque non sono coinvolti. Decisamente sì, ecco, ma sì, ma in questo momento secondo me mancano all'appello i punti Sebini che si sono costruiti, insomma, secondo me situazioni tali per cui potevano essere benissimo a 40, non a 29. Sì, dei liberi, sì, due conclusioni, lay-up, qualche fallo magari non fischiato. Qualche sì, sì, 11 punti mancano sicuramente all'appello e lì allora Daniele non Daniele staremo parlando del nulla. Sì, di un'altra cosa. Nel nulla, proprio il vuoto spinto. La partita è ancora viva. 1-0-1 da giocare, colpisce il supporto Zappoli del canestro. Il canestro è piccolo, piccolo, è piccolo, piccolo. Piccolo oggi. Secondo libero va Bersaglio, riporta a 6. Zappoli che poi è assolutamente positivo nella sua percentuale finora di realizzazione dei tiri liberi, mi sembra che sia 3 su 4, così sì, a occhio. Quindi insomma, solo uno, non è che non è un grosso problema. Tornato in campo Squeo. È tornato anche Belloni su Daniello al posto di Rugolo, quindi Todeschini cerca Daniello ma è sulla linea di passaggio, passa sul blocco, bravo Belloni, recupera palla, c'è l'antisportivo, fallo, l'ha preso per il di Daniello qua, decisione è dubbia ma è stato preso per il braccio, l'antisportivo è netto, adesso discutono i due si altri. Consultano. Fallo del numero 11, è il fallo normale. Ma. Beh, l'ha preso per il braccio mentre stava andando via il palleggio. Assolutamente d'accordo. Il possesso ce l'aveva perché... Allora, bisogna vedere... Probabilmente non hanno considerato che avesse il possesso della palla. Ah, ho capito. Perché ha fatto l'intercetto e... Era un po' stava lì, ancora, la stava rincorrendo ancora, penso, diciamo. Che sia questa la motivazione. Però molto strano non averglielo fischiato, onestamente. Penso che sia questo perché era molto evidente. Non so, la spiegazione dell'arbitro Coach Crotti non ha convinto. Ma penso, ma è capitata una cosa analoga alla prima partita con Urania. Forse sempre anche con Bellone che ha fatto un intercetto, ha fatto per partire in contropiede subito il fallo, è stato dato, fatto dato fallo normale, secondo libero sbagliato e anche Belloni prendere il largo, 36 secondi, 31 e 24 sempre per i Sebini, si riprende a giocare qui assolutamente e... da non subire canestro Daniello Zampolli, c'è il cambio Todeschini, Daniello Zampolli, palla per Daniello su Zampolli, perde oh il molto bene di incontro dietro la mano, 6 secondi, buona idea, azione, si può giocare fino alla fine, quindi io direi palla Zampolli e tutti i larghi e sarà l'ultima azione di questo quarto, uno contro uno, va a canestro, prende il contatto, non va. Segna Zampolli, finisce qua 31-24. Riprende a giocare dopo l'intervallo lungo 31-24 per l'Alto Sebino. 24 punti sono comunque pochi, quelli segnati dagli ospiti che hanno sfruttato tanto gli errori a rimbalzo. Sì, una buona metà. Mentre invece noi abbiamo sfruttato la buona costruzione sia in difesa che in attacco. Quindi prima azione, dopo uscita riceve Rucolo, la palla viene ribaldata, Caversazza, viene fischiato un fallo. C'è un fischio? C'è un fischio, sì. Ma vabbè, al numero 7 di Lecco, che non è Monte, Riva. Sarà Mancino e tira di punta? No, speriamo di no per noi. Fa motoscafi? Bello, sì. I famosi motoscafi Riva. Sì. Pensavo fosse il nipote di Antonello. E qui va in cielo Balanzoni a prendere in balzo, anche lui si prende una scopola. Adesso Squeo gli spiegherà che stasera funziona così. E di non prendersela. Si può scopolare il cabezzon senza subire fallo. Assolutamente no, Brambilla. Batte secco Rugolo. Batte l'esperienza in campo. Lo accompagna a canestro e va a bersaglio.
che gli lascia tutto il clear out, Rugolo lascia perdere il doppio blocco. Palla sotto, Pilotti cerca la via del canestro, semigancio e Coto, ribaccia di Sgueo, va a appoggiare. Oh, lunga, Scavalchello, ha tirato lo Scavalchello. Peccato perché aveva preso un bel rimbalzo in attacco, Sgueo in bello stile. Sembrava persino rassegnata la difesa a subire, sì, il canestro. Non ha tirato con la sua mano forte. E c'è il rimbalzo di Pilotti che sicuramente è il più determinato rimbalzo tra i giocatori dell'Alto Sebilo. Assolutamente sì, Pilotti a rimbalzo e anche come difesa fa veramente tutto. Tiro rapido, è lungo. Non inizia come aveva finito. C'è l'intercetto da parte di Cavessazzo, quindi sarà rimessa. Palla ovviamente per la formazione ospite. Palla ovviamente hanno cercato di darla al solito Daniello. Ricordiamo che siamo nel mese pasquale, quindi Daniello va sacrificato. Riceve. Assolutamente. Se da noi qua si usa mangiare più il capretto. Hai ragione anche tu, ma stasera io quasi quasi anche un Daniello. Invece nelle mie zone d'origine si mangia il Krapfen. Che il Krapfen? Sì. Che cosa sarebbe? Che animale è? È un animale... È una specie protetta? Sì. Ripieno, fritto. Fritto? Leggero ma gustoso, direi. Esattamente. L'ideale dopo 40 giorni di astinenza. E qui Sgueo, boh, subisce un po' di tutto. Ma no. No, è tutto buono. Partenza dubbia di Brambilla. Erano passi. Arresto allora, dubbio di Brambilla. Canestro non dubbio di Balanzone. 31-28 si riporta meno 3. Scelte arbitrali molto dubbie. Io veramente non capisco. Non capisco, ma secondo me è il caso di spendere un fallo in questi, no, ecco, in questi frangenti. Lo spende sempre il numero 7, Riva, che aggancia Rucolo che stava tagliando dal lato debole. Sì. Riva ha già due falli in 2 minuti e mezzo. Belloni anticipa l'uscita, perché in realtà era un barbatrucco per Sgueo. Consegnato. Consegnato per Rugolo, può pensare al tiro, se lo prende, perché viene no? Libero. Perché vabbè, ha vabbè. Cercato di servire Sgueo, se va bene a voi io tiro. Hanno lasciato un metro di distanza. Battezzatissimo. Mette a posto i conti e riporta a più 6, 5. Più 5. Problemi a fare i conti. Non c'è problema, qui Daniello trascina il piede ma segna lo stesso. Trascina il piede e aumenta anche sempre il suo volume col braccio. Troppo facile comunque alzare la mano in questo momento per Lecco. La difesa casalinga non è tornata in campo come lo era nel primo quarto, nel primo tempo. Tap out, sul tap out recupera Cavezzaccio, palla sotto a Sgueo. Attenzione al fallo. Raddoppiato, la palla viene servito. Pilotti buona, fa la festa. Incredibile, buona. Time out, time out, time out. Arrabbiatissimo coach Corotti e Lecco che si riporta a meno uno. Mamma mia, cos'è successo? Di tutto, ma io non me lo spiego, onestamente non me lo spiego. Si possono sfruttare meglio le occasioni, certo, però un fallo era assolutamente da fischiare. Ma io veramente non capisco. 33-32 e 6-32 a giocare in questo terzo quarto. Un canestro attivo per Nosotros di Rugolo. E poco altro, era finito 31-24 il secondo quarto, quindi... È quasi come se l'arbitro decidesse, ma l'azione non mi è piaciuta, è stata costruita male, quindi non fischio fallo. Non mi piace, onestamente non mi piace. Si riprende a giocare, si ritorna in campo con medesimi quintetti. 6-32 da giocare, ricordo punteggio 33-32. Il dottor Pilotti va a intervistare gli arbitri. Sì, beh, è successo di tutto. Sì, decisamente. Delle conclusioni in zona d'attacco. Però vabbè, Pilotti secondo me lo fa nel modo giusto in questo momento, senza arrabbiarsi più del dovuto. Gli ritornerà in cassa qualcosa. Attenzione per al Cavessazzo, i passi. Cerca, brutto angolo per passare la palla a Pilotti in post basso. Sì. Non c'era, si prende l'entrata
Bravo Belloni. Johnny Belloni in questo caso si trasforma in Johnny Belloni. 35-32, sblocca la situazione, sta facendo complicata per l'Alto Sevilla, ritrovando due punti importanti nel traffico. Sulle caccia sempre di Todeschini, è corta la tripla, finalmente un rimbalzo a parte di Squeo. Belloni forza ancora l'entrata, va a spasso, invece la palla consegnata per Rupolo, viene servito Squeo. Beh sì, era ora che iniziassero a fischiare in questi falli sulla ricezione del numero 10 Brambilla. D'altronde, se non iniziano a fischiare, la partita sfugge di mano, perché già quarto fallo di Brambilla personale, che rimane in campo. Si prepara il cambio. Beh, qui le vittime sacrificano. No, ok, viene sostituito per forza, ma comunque è una staffetta a far questo, perché d'altra parte penso che sia anche l'impostazione della partita di stasera, viste le assenze per l'Ecco. La cosa innaturale è il basso numero di fischi, perché per il resto è ovvio, o almeno è plausibile, che si sia impostato questo tipo di staffetta su alcuni giocatori nostri quando ricevono palla in post basso. Sì. Io dico, i falli sono falli, anche se hai 18 anni e fai fallo devi fischiarlo. Sì, però dopo c'è, sembra che ci sia quasi una tendenza a non fischiare, perché gli altri sono molto più giovani. Sono ragazzi, e no, e invece bisogna fare come l'alcol test, sono a zero. Allora, Rucolo fuori, Squeo, provala per il tutto bagaglio, giusto. Se lo prende Belloni da tre, va a rimbalzo, la palla, no, viene assegnata a Lecco. D'altra parte, ha dovuto Belloni a mordere le caviglie. 5-18, 35-32, quindi solo un possesso di vantaggio per l'Alto Sevilla. Bisogna tornare a difendere, difende forte Rucolo, e alla fine viene fischiato il fallo a Pilotti su Daniello. Pilotti che si lamenta appunto del gomito di Daniello, che ne fa uso abbondante. Sì, decisamente, infatti Pilotti, tra l'altro, visto anche il ruolo e il mismatch, a 9 metri dal canestro, così attaccato, contava nel fatto che l'arbitro fischiasse quel gomito. C'è un blocco abbastanza ingenuo del numero 7, Riva. Riva? Siamo al terzo fallo su Pilotti. Quando c'è stata l'uscita di Daniello, ma abbastanza evidente. Però la mischiano, la tirano, la mollano, sono lì, 3 punti. Certo. Una tripla su transizione ci ammazzerebbe. Daniello si sta già leccando i baffi, è la pronto. Coda. E c'è il blocco di Pilotti, Belloni, attacco non Pilotti, Daniello. Buono, 6 secondi, deve andare nell'uno contro uno. Subisce il quarto palo di Riva. Ancora del numero 7 Riva. Quindi quarto di Riva, quarto di Brambilla, comincia a essere colta anche la panchina lecchese. Fischi che dovevano già fare nel primo tempo. Riva rimane in campo. Il miglior tiratore di liberi è il signore con meno male. Il lunetta con un numero importante come quello di Kobe Bryant, che la sua ultima stagione quest'anno. Tra l'altro, dell'NBA. Esatto. Oh, chissà se lo rivedremo in Italia? Non credo, ma chissà. Ma di solito questi vanno a svernare in Cina, A meno che soldi più pesanti. A meno che non si vesta Armani. Niente, quasi convulse. Sì, la passeggiata che si è fatta il numero 18 Balanzoni, vabbè che è una maschera di carnevale, però vanno fischiati i passi. No, palla lunga bel per lob. Caversazio. No, si mangia un bel canestro, un gol fatto. È un altro passaggio con la Contagiri. Tanta qualità oggi dal nostro numero 24. Sì, Rugolo, come ci aspettavamo. Segna in faccia. Però si dice di Zampolli, però anche Rugolo in difesa ha qualche difficoltà se la palla è lontana dal canestro. Non 37-34, sempre un possesso di vantaggio. Viene servito Cavessaccio, c'è il passaggio per Sgueo, subisce il fallo dal numero 13, Siberna. In ritardo, spinge.
quarto fallo anche per Siberna. Ricordiamo che c'è ancora un quarto da giocare. Sono tre giocatori con quattro falli, chiaramente. Per Lecco, sì. Lecco comunque che è un attacco esplosivo quello di Lecco, normalmente naturalmente al completo, dimostra che, vabbè, poi le serataccie ci sono per tutti, ma al momento dimostra che le due assenze pesano anche in questo lato del campo. Beh, certamente, lato del campo. Certamente. Che però per il momento è ben contenuto. È evidente, sì, più per demerito dell'alto Sabino. Ha sbagliato ancora tiri liberi sotto il 50%. Mamma mia. Ragazzi, mancano 10 punti nel punteggio, nel tabellino dell'alto Sabino, ma proprio senza esagerare. No, infatti. Palla sotto, palla fuori, pensa al tiro, se lo prende, è lungo. Il ribalzo è ancora di Daniello che appoggia, finisce estremamente fuori. Il ribalzo ancora di Lecco, deve risolvere Pilocca. Sì. Mette Zampoli giù di là, Belloni in bello stile. Palla fuori, Pilotti da tre, arriva. Ah, peccato. Rimbalzo di Sgueo, rimbalzo tutto compreso. Strozzato l'urlo dei tifosi, bella, peccato, bella. Peccato, ha preso questo rimbalzo, ha subito dei contatti non fischiati. Il rimbalzo, diciamo, è stato totalmente inutile perché se prendi il rimbalzo vai su subito. Non ci sono salti che tengano. No, per niente. Vai, schiacci, ti attacchi a canestro con i denti. E te lo porti a casa, come Monile. Quindi viene fischiato il fallo in attacco a Pilotti. Fallo a Pilotti. Terzo fallo personale, secondo fallo di squadra. Ma niente, 2:57, sempre un possesso di vantaggio, partita che è rimasta un po' più bloccata, ha segnato solo 6 punti in 8 minuti il Sabino, ha permesso, diciamo, un riavvicinamento di Lecco a un possesso. Questo è un pantano in cui sicuramente Lecco con le sue difficoltà tre, oggi da tre, è corta, è ribalzo, balanzone. Balanzoni, voilà. Che si porta in tasca Belloni, non la rischia. Palla fuori, la palla a Todeschini, va in angolo. Tiro ben preso, devo dire. Terzo rimbalzo in attacco, e tocco, e palla ancora di Lecco. Caribbio. Un minuto praticamente sono stati in attacco. Sì, azione prolungata. 37 a 34 e 2:17 da giocare, fasi caotiche. Sabino che ancora non trova il bandolo della matassa. Rischio questa passi. Partita va a rimbalzo Zampoli, la palla era quasi contesa ma è uscito coi piedi il giocatore di Lecco, il numero 9 Todeschini. Sul fischio si sono fermati tutti e hanno trattenuto il respiro, sì, perché non chissà, si sapeva a chi chissà, avrebbe dato la palla. Cosa, quale decisione? Ma cosa esce dal cilindro sto giro? Zappoli per Rucolo, la palla per Pilotti. Si alza Zampoli, c'è il cambio difensivo, esce di nuovo Rucolo che continua a subire contatti. Addirittura no, per la maglietta. Dai. Beh, adesso basta però, ragazzi. No. Non si può. Viene fischiato la palla a Rucolo di frustrazione. Assurdo, assurdo, per carità, il fallo poteva anche starci alla fine, ma credibile. Beh, insomma, sul taglio di Rucolo gli viene tirata la maglietta, no, a casa mia sono falli. No. Adesso inizio a vedere della malafede in questi fischi arbitrali. 37-34, è partita che rimane bloccata da un po' di tempo su questo punteggio. Assolutamente sì. Beh, non sono dei robot neanche i giocatori in campo, insomma, No. Non sono dei robot, quindi voglio dire, se fosse andato un po' tutto come doveva andare, adesso giocherebbero sicuramente più sul velluto. Invece, sì, fantasmi e spettri. Altro tiro sulla sirena. Fa bersaglio per il pareggio, e dai. Il pareggio, ovviamente di Daniello. E dai. No, non piace. Sì. Olè, hanno fischiato un fallo. Fallo del numero 8, Monte. Sarà a giro in lunetta, il suo terzo fallo. Adesso sicuramente arriverà alla zona di Lecco perché è una situazione falli improponibile.
hanno tre giocatori a quattro falli, uno a tre, quindi. E spero che venga punita come giustamente dovrebbe. Mentre Cecco Belloni, voglio che mi dimostri che è in partita. Vabbè, sbaglia lo speravo. Primo libero e punteggio che è 1 minuto e 07, rimane fisso sul 37 pari. Con 6 punti segnati, 7 punti segnati, 9 minuti dal Sebino. Quindi passaggio a vuoto in questo quarto. Assolutamente sì, un quarto in cui ho preferito ancora il Sebino, assolutamente. E che invece ha premiato più Lecco. Ecco, c'è quasi la palla recuperata, molto bene Rucolo che anticipa la ricezione. Daniello, ma è giusto così, Daniello. Facciamolo lavorare, Caribbio. Facciamolo lavorare. L'altro Subino deve rimpiangere sui suoi errori in attacco e in difesa, cioè, nei rimbalzi di difesa. E, sì. Al di là dei fischi e non fischi, hai assolutamente ragione. Sì, sì, certo. Qui Daniello ci palla prova. Fuori. Va. Alla fine Lecco ha segnato 37 punti, non ha segnato 60. Quindi no, infatti. Più uno, quindi 40 secondi, due azioni. Belloni va sul lato sinistro, ribalta la palla per Rucolo, finta il tiro, manda alla barra Daniello, la palla torna a Pilotti che va in semigancia. La palla e non segna, peccato. E non segna, buona azione. 38-37, possibilità di andare per la prima volta in vantaggio Lecco in questa partita quando mancano 21 secondi, discrepanza di 5 secondi da tra due cronometri, quindi ci sarà verosimilmente un'azione di attacco anche per l'alto Sebino, mette a posto la retina. Meno male. Tiro da tre, Todeschini, e l'ultimo attacco un sarà tiro per la casa Sebina, che poi all'inizio del quarto quarto potrà avere anche il favore della palla. Subito il pallo dal Monte. Monte e arriva a 4 anche lui. E sono 4-4 falli. E ancora non si vede la zona. Beh, anche perché probabilmente Coach Menoguzzo sa che Sebino ha preparato questa situazione. Sugli esterni, ragazzi, con la zona schierata. Vediamo, dopo i canestri bisogna anche segnarli dal perimetro. Oh, meno male, Zampolli mette la prima. Zampolli riporta a un possesso di vantaggio il Sebino, 39-37, mancano 3 secondi. E 6 decimi alla fine del terzo quarto. Morbido il secondo. Quindi andrà 2 secondi, un secondo. Se lo prende, tabellone, niente. Finisce qua 40-37. Ultimo atto di questa partita, si riprende a giocare 40-37 in favore dell'Alto Sebino, il punteggio. Alto Sebino che, come abbiamo detto, deve piangere sul suo errore. Sì, assolutamente, essere più forte di un arbitraggio non fortunato, diciamo, stasera, e rendersi conto che questa sera merita assolutamente di vincere. Merita assolutamente. Daniello scoppato. Eccoci qua. Prende per il braccio Pilotti, niente, si riprende, tira da tre, primo fallo. Mi aspettavo il canestro. Beh, sì, visto com'era stata messa. Subisce fallo, il contatto. Non canestro. Incredibile, viene spinto. Buono. Ha messo in tasca il fischietto, guarda, ha deciso di mettere in tasca il fischietto. Uno contro uno, non puoi vedere questa spinta. No. 42-37, più 5. Esce dal blocco Todeschini, scarica il piazzato, va a rimbalzo, cade per terra pesantemente. E viene fischiato il fallo, ma fallo a Zampolli che si accusa, un po' perplesso. Comunque sul tiro non è stato tagliato fuori, no. Classico, ha preso il tiro, è andato, ha svolazzato allegramente, poi ha rischiato di cadere, è caduto malamente. Però ha pensato prima a passarla al compagno, caspita, perché è giovane, non tiene famiglia. È giovane, però insomma... sono de gomma, ma insomma, fino a un certo punto dici. Fino a certo punto. Finché non ti addentano, finché non ti addentano, finché non ti piantano un incisivo nel cabezon tentando di farti lo scalpo. Palla in angolo per Todeschini, è corta. E ball, poi succede di tutto, rimbalzo. Transizione Zampolli. Pallo, attenzione perché qua ha rischiato Zampolli, Sì, qua ha saltato davanti a Zappoli. Viene fischiato Daniello. Il
a sua maestà Daniello, secondo attenzione pallone. Secondo? Secondo, sì, sì. Penso che finirà la partita, non c'è troppo problemi di falli. 42-37 più 5, 8-54 al termine del quarto quarto, che forse sarà l'ultimo, perché visto come sta andando. Dici che potrebbe esserci uno spettro? Bah, non so, vedo che non decolla la Tossebino, quindi da tre Russo. Rotazione d'attacco in questo momento, non capisco perché queste scelte. Sì, non c'è fretta di forzare il tiro. No, no, per niente, rischiamo magari. La difesa, mette la palla dentro, c'è una situazione falli favorevolissima. Da codice rosso, da allarme rosso per quanto riguarda l'Eco, per cui cioè, accontentarsi del primo tiro così mi sembra un po' superficiale. Sì. Arriva il tiro dall'angolo, c'è ancora un rimbalzo per Daniello che si prende la linea di fondo, si protegge il ferro, bel canestro, penso che abbia esalato le sue ultime, però complimenti, bellissimo canestro, rimbalzo in attacco, ahimè ancora una 42 volta. 42-39, si prepara Cavezzazza, Zampolli si becca l'inchiodata, ma arriva il rimorchio di Squeo. E come al solito Squeo quando vede partire Zampolli dice ma io lo seguo, vado. Si sa mai. Seguo la scia, succhiato dalla scia di Zampolli e dal secondo canestrino che mette dentro facile facile. Un Balanzoni che ha più di due stoppate di media partita, quindi ne manca ancora una. Quindi Todeschini, palleggio, cerca la linea di fondo. Mancano tre secondi, due secondi, alla un secondo, fuori. Niente. Il tiro arriva oltre 24 secondi, non c'è rimbalzo. Beh. 44 anche Todeschini. 39. Vede, si prepara un cambio in casa di Lecco, esce il numero 11 Freri e rientra. Torna Brambilla con quattro falli. Con quattro falli. Vediamo un po' tra Rugolo, Pilotti e Caversazio se riusciranno immediatamente a fargli fare il quinto. Brambilla su chi si piazza? Su Zampolli? Non male. Ma cos'è una zona, spero? Sono no? Difesa uomo. Non è zona. Curioso, piano partita. Curioso, ecco. Ah, cambio subito. Beh, ma questa è più zona che uomo. Questa è più zona che uomo, decisamente. Quindi palla fuori. Viene cercato un canestro difficile da parte di Zampolli. Arriva il fallo di Balanzoni. Quindi saranno due liberi. Saranno due liberi per Capitan Pilotti, capitano della compagnia Sevilla. Terzo fallo anche per Balanzoni. Intanto entra Baldini, hai detto tu? Per Belloni? No, Pilotti! Evviva! Salute, brindiamo, sì. Ci sblocchiamo dei liberi. Forse un 2 su 2. E andiamo! Sta finendo la quaresima. 46-39, 7 minuti a giocare, partita lunghissima, è tutto a vedere. Sì. Con i crampi forse il nostro Belloni che sta a bordo campo facendo fare delle cure dal nostro fisioterapista. Partenza sospettissima. Sospettissima vanno a dir poco. Ragazzi, passi. Uno contro uno, va a bersaglio però l'azione di Monte, cioè ovvero Balanzoni, aveva commesso passi. Qui è data l'azione. Balanzone, pantalone, pulcinella. Sì, ma qui più le barche del carnevale sono gli arbitri oggi in campo. Sì. Zampolli nel suo jump. Più 7, 6-21 da giocare. Baldini controlla Todeschini. Palla riceve Brabile che è finta l'entrata, invece poi la palla è ancora fuori, quindi niente ricostruito. 9 show secondi, di Caversazio accennato. Finta di sopracciglio. Finisce fuori, rimbalzo il tiro di Daniello. Zampolli guida la carica, palla sotto per Coltro che sbaglia l'appoggio di Mancina. Butta fuori, no, Baldini, scusate. Baldini. Ahimè, ahimè, ahimè. Sono queste le cose che fanno male all'Alto Sebino, che anche nel primo tempo non gli hanno concesso di prendere il largo. Di andare largo, di andare a più 15, diciamo. E qui staremmo festeggiando ben altre cose. Manca quel killer instinct, istinto killer, diciamo, di una squadra che ammazza la partita. E voglio dire, secondo me a questo punto del campionato sarebbe anche ora che ciò avvenisse. Hanno tutto per farlo. Peccato.
più peccato. 7, 48, 41, 5, 57 da giocare. È arrivato il minuto chiamato dalla panchina. Sai che ho dei dubbi? Sì, perché vedo dalla panchina di Lecco, sì, perché il primo era stato chiamato dalla panchina Vivigas. Indubbiamente. Però, dopo quell'inizio orribile di terzo quarto. Sì, sì, assolutamente. Quindi sono ancora due time out per le squadre in campo da chiamare. Che a meno di tracolli di Lecco, che comunque possono sempre avvenire tra situazione falli e benzina che sta finendo, potrebbero essere chiamati anzitempo. Una partita così, punteggio stretto, uno se li tiene un po' per gli ultimi due minuti, di solito. Quindi siamo pronti per riniziare, ma sta chiedendo chiaramente il coach di Lecco all'arbitro. Ricordiamo i due arbitri, che sono i signori Giovannetti di Rivoli, in provincia di Torino, e Puccini di Genova, che oggi ha steccato, ha steccato alla grande. Aspettavamo altra musica, altri fischi, così non è stato. E sull'ennesimo ricciolo. Tedeschini ricciola, si prende il tiro da lunga distanza, primo ferro. Se il piano è quello di tirare da tre appena un po' liberi, mi sa che Lecco veramente ormai ha la miccia corta. Zampolli cerca un passaggio. Gliela allunga Zampolli, porca la miseria. La transizione di Daniello, sono passi qui a casa mia. Ma Daniello fa qualcosa di incomprensibile. Sta uno contro uno, Pilotti appoggia, lui non sbaglia. Non la sbaglia Pilotti. 50-41 più 9 per l'Alto Sebido. Con Zampolli in versione Pirlo, lanci da 60 metri. Sì. Ah, sì, no. Con Pilotti nel fuorigioco da Pippo Inzaghi. Ancora da 3, dalla lunga, il rimbalzo adesso è di Rugolo, ok. Va al tiro rapido Lecco, come hai detto te, appena può, va. Sì, deve tentare di mangiarsi un paio di canestri alla facciaccia dei Sebini e dei loro spettri. Ci casca l'arbitro Zampolli. Zampolli fa fallo. Viene chiamato il time out dalla panchina di Lecco. Di Lecco. No, dalla panchina di Lecco. Se vuole. Quindi il precedente era chiamato da coach Crotti sull'errore di Baldini. Possibile mai? Dici che si è giocato così il penultimo time out? No, perché il primo time out l'ha chiesto all'inizio del terzo quarto. 1-2, eh sì. Adesso l'ha richiamato, ma comunque sai che prima allora delle tre, se lo chiami prima dei tre minuti. C'è un giallo, oltre a questo, della Paolaner. Comunque sì, c'è un altro giallo. Qualcuno l'avrà chiamato. Qualcuno l'ha chiamato. Cribbio, qualcuno l'avrà chiamato. Beh, l'altra volta l'ho visto chiamare dall'arbitro un minuto, sì, l'ultima volta. Esasperato dell'Under 18 Elite, sì. Dopo che ha richiamato due o tre volte, stavano tirando un tiro libero supplementare, ha richiamato due o tre volte i giocatori avversari a venire in campo, perché stavano pallottando con il loro allenatore. Alla fine, visto che non venivano, ha chiamato lui un minuto e quindi ha bruciato così un minuto. Sì, la prima volta l'ho visto fischiare una cosa simile. Non male. Beh, si impara sempre. Sì, se ne vede sempre una nuova. Sì. Beh, d'altronde anche arbitrare comunque non è semplice, perché comunque è uno sport pieno di regole. Sempre più veloce, sempre più stretti i margini, sicuramente. Sì, sono tante cose da guardare, quindi è facile. Balanzoni prende bene il tempo e spiazza in faccia a Pilotti. A Pilotti che non la prenderà bene. No, penso di no. No. 50-43, sempre più 7 per l'Alto Sebino, che non ha. C'è ancora la palla recuperata. It's Balanzone time. Sì, dopo la schiacciata c'è anche la palla recuperata. Quindi questo giovane ragazzo sta facendo molto bene. Rolla in area, non viene servito. La palla viene affidata a Daniello, forza l'entrata, c'è subito fischiato il fallo di Baldini. Baldini giustamente fischiato. Sì, giustamente. Giustamente, però giustamente se cominciasse adesso la partita. Anche dall'altro. Sì. Ma è già due volte che vedo il dialogo Rugolo-Pilotti nei passaggi che non mi convince, perché Rugolo si aspetta che Pilotti si stacchi dal giocatore con la palla in viaggio, cosa che non avviene.
50-43 più 7 rimessa in zona di attacco per Lakers, situazione falli 3 locali, 2 no. Dell'Agnello facile, D'Agnello facile. Caversanzio che si sposta in esterno con l'ingresso di Squeo in campo, ma che dimentica completamente D'Agnello, che è l'unico da tenere in considerazione questa sera. Vabbè, la palla è bene. Fuori, D'Agnello si spede anche difensivamente sull'anticipo del passaggio a Rucolo. Telefonatissimo, sì. C'è qualcosa che non mi convince, ma mi sa che Rucolo adesso lascerà il campo per Belloni. Quindi rimessa in zona d'attacco, 12 cambio. Secondi per questa azione. Viene no, è Caversazio che esce. Dato il cambio, quindi mette il suo quintetto di esperienza massima. Mettiamo il bavaglio a D'Agnello, che non abbia questa alzata di... Ce l'ha la cresta, D'Agnello. Caversazio. Pensa al tiro Belloni, è nell'angolo, deve inventare qualcosa, 7 secondi, viene ben contenuto, c'è la rimessa, ma è ancora per l'alto Sebino, ma rimangono solo 3 secondi per questa azione di attacco. Insistita, devo dire. Un altro time out, io non li conto più, non lo so, l'hai chiamato tu questa volta? Mi sono girato... Questa volta ho qua la ragionevole certezza che l'abbia chiamato Coach Crotti della sì, credo anch'io, sai. Vabbè che si avvicina a Pasqua, lo Spirito Santo può essere. 3-26, 5 punti di distacco. Secondo me Lecco stasera ha fatto più di quello che poteva fare e sì, beneficia di regali natalizi, diciamo, più che pasquali, no? Sì. E chissà se troverà la sorpresa nell'uovo a fine partita, perché sarebbe eccezionale. Si sta incanalando su un finale punto a punto che sarebbe veramente per quanto visto sicuramente non mi sarei mai aspettato. No. Se fossi uno scienziato e la partita fosse una rana, sarei curioso di vedere questa cosa, ma ma no. Punteggio bassissimo. Rimane bassissimo soprattutto per la squadra di casa, che con 50 punti segnati ha prodotto per siamo 70 ai minimi punti storici, sì, sì, ha prodotto per 70 sui punti sui tiri liberi con una media al 50%, 3 secondi, tiro rapido per Pilotti, se lo prende dai, stoppa questo dai, stoppalo, fondamentale questo calestro allora. Importante che riporta 2 a 3 canestri di svantaggio. Lecco, quindi 1 contro 1, 10 secondi, ancora un tiro da 3, c'è ancora il rimbalzo di Balanzoni, palla, Zampolli si butta, niente, ancora recuperata da Lecco, D'Agnello da 3. Il tiro rapido da 3, vabbè, e la mette, e si riporta a meno 4 quando mancano 2.52. Cominciamo a contarlo in 2 possessi? Fallo in attacco di Pilotti. No, non è possibile. Prima il fallo di Todeschini, incredibile. Beh, qui. Questa è malafede. Io ho visto prima tirare la maglietta a Pilotti. Ma. Però sono questi e con questi si finisce, Con questi si finisce. Finisce male con questi. 2.40 al gioco, fischiata molto dubbia. D'Agnello Belloni, Belloni D'Agnello, e non si cambia più un cazzo con francesismo. È permesso. Passissimi in partenza. Giampone, una lunghezza, 2 punti di vantaggio, 2.20 da giocare. 2.09, è tutto da giocare. Paura. Finale che si complica. E qui nello stadio si sente solo la tifoseria di Lecco. Uscita problematica di Zampolli. Uno contro uno senza muovere la difesa, passaggio bloccato. Pericolo. Palla ancora Zampolli. 3 secondi, 2 secondi, mamma mia. Non ce la fa Squeo. 1.52, possibilità di pareggiare e anche passare in vantaggio con una tripla che direi a questo punto quasi inevitabile. Ah sì. Non lasciamogli un secondo tiro. Se segnano al primo bene. D'Agnello palla... Brambilla con 4 falli, sì, Belloni. Niente, contenuto da Belloni, Todeschini deve andare al tiro. Se la sul piede Todeschini, applaudito comunque da Meneguzzo. 32. Attenzione alla difesa, chiama adesso. Tre. Sì, chiama a 3.
chiama a tre. Io punterei su Brambilla. Con quattro falli direi che è l'elemento debole. E sta marcando Squeo. Zampolli, uno contro uno. Arresto, difficile, tiro, difficile, difficile, sì, difficile. Bravo Squeo, peccato Squeo. Subisce un fallo, è incredibile. C'è stata una trattenuta di Squeo colossale. Sì. Fallo fischiato a Belloni. Quindi saranno due liberi e possibilità di impattare per Lecco. Esce Belloni acciaccato e stanco, Belloni, torna Cavessazio. Un colpo alla caviglia, mi sembra di poter dire, visto che sta claudicando. A 1-11 al termine, quindi possibilità di impattare e riportare sul 52 pari. Poi a questo punto, con questo sistema arbitrale, ha vinto Lecco, te lo dico subito. Ci credo ancora. L'indirizzo è quello, perché il fallo su Sgueo anche qui non puoi non vederlo. No, infatti. Con la palla in mano gli viene tirato giù il braccio. Bisogna essere più forti non solo di un avversario quotato, ma anche di tante altre cose, Due liberi per Balanzoni. Sbaglia il primo libero. Sbaglia Pino Balanzone. La panchina di Chiesa giustamente applaude ancora. Il secondo libero va a Bersaglio e ne riporta meno uno Lecco. Meno uno, dai, vediamoli. Time out per parte, palla a Cavessaggio. E Lecco pressa, Bene. Certamente. Che escano dalla tana. Palla Zampolli, viene, c'è il cambio difensivo. Palla in angolo per Cavessaggio. Palla sotto per Sgueo che si prende l'entrata. Viene fiscato il fallo. Quinto di Brambilla. Il numero 10 Brambilla, ma sarà solo rimessa alla molto fondo, bene. Quindi 14 secondi per concludere questa azione di attacco quando mancano 50 secondi. Squeo triplicato. Forse alla fine della partita. Bene, bene. Però Lecco ha ancora due falli da spendere prima di portare in lunetta, quindi ancora aggressivissimi. Qua si rischia. Oh, no. Daniello. Stoppato da Cavessaggio, una stoppata splendida, fondamentale, bellissima. Affonda la transizione, mamma mia, dai piloti, chiudila, peccato, non va, c'è Rugolo, non va, fallo. Subisce contatto da Balanzoni, saranno due liberi. Una stoppata che vale la partita, credo, la partita, bellissima. Bellissimo. Ha messo una grossa pezza su quello che poteva essere il canestro del vantaggio. Adesso di sarebbe Lecco a 30 secondi alla fine. Adesso sono sarebbe liberi. Punto. Ecco. Mette a segno il primo. Beh, in carriera ha tirato al 90%, quindi uno l'ha fatto e riporta più 2, 29 secondi, quindi sarà il minuto che viene chiamato, che arriva inesorabile per Lecco. Stoppata. 29 secondi, si riprenderà nella zona di attacco dell'Alto Sebino. E cosa difensivamente cosa potrò proporre? Coach Crotti. Ma guarda, visto l'andamento della partita, io non mi azzarderei qualcosa di diverso. Continuerei a difendere al limite con cambio sistematico. Qua i tiratori sappiamo chi essere, maggior pericolo numero uno Daniello e Todeschini. Stare tantissimo sul perimetro e al limite subire un canestro da sotto. Subire anche eventualmente un rimbalzo in attacco. Sto giro sì. Ma non un tiro da tre. 29 secondi e 9 decimi. Per concludere il quarto, che forse sarà l'ultimo, il punteggio 54-51, bassissima. Lecco è arrivata dove voleva arrivare. Lì. Sì, il piano partita di Lecco non autonomamente, ma è andato è andato così, anche con giocatori con quattro falli, ha continuato col suo piano partita, che era difesa uomo, aggressiva e via.
Assolutamente sì, attenzione, 5 secondi, 4, quasi, al pelo Daniello, al volo. È fuori, c'è il rimbalzo che volevi. Sì, lo volevo. E c'è il fallo, e ma ci questo sta anche non lo volevi il fallo. Però tutto sommato adesso si può giocare 24 secondi in attacco. Adesso io ho il dubbio se chiamare il time out oppure no, sai? C'è il quinto fallo di Pilotti. Io ho il dubbio, Coach Crotti sicuramente non ha il dubbio, sta benissimo che entra contro al posto di Pilotti. Abbassiamo il muro, abbassiamo il muro, però abbiamo più palleggiatori. Quindi due liberi per Lecco, la palla adesso pesa come macigno, mette a segno il primo, riporta a meno 2, 54, 52, 23 secondi da giocare. Un fallo rapidissimo di Lecco, mi aspetto. Cardio Palma mette anche il secondo e spende il suo minuto Coach Crotti. Chiaramente sono linee di pensiero diverse, anche tra gli allenatori c'è chi preferisce avere tutto il campo per attaccare e chi preferisce portare lontano la palla, chiaramente in una situazione assolutamente quale sì. Lecco chiaramente deve spendere un fallo bravo, e quindi mandare a lunetta. Io spalmato su tutto il campo avrei preferito giocarmela sull'uno contro uno, Lecco avrebbe fatto anche più fatica a essere aggressivo. Problemi particolari per tutta la partita non ne ha praticamente mai avuti, ma anche nel campionato fin qua disputato sì, a superare la metà campo, quindi voglio dire. Il minuto poi avvantaggia anche Lecco che li aveva già esauriti, quindi gli permette di organizzare il suo gioco difensivo. Poteva essere tenuto, sì. Poteva essere tenuto. Scelta, ogni allenatore diciamo, ha una sua visione, una sua tattica di gioco. Certo è che puoi comunque concludere con la palla in mano, Quindi 23-7. La palla va a Rucolo o Zampolli. Per forza. Anche per come hanno tirato i liberi fino adesso. Non c'è bisogno 54, di forzare. 53, la partita non è finita per niente, può riservare ancora qualche sorpresa, vediamo chi cosa troverà nell'uovo. Zampolli viene inseguito, Zampolli raddoppiato. C'è la palla persa, quindi no, questa veramente uno. Questa no, questa c'è no, questa sì recuperata. Questa sì, Coltro fa la cosa più importante di tutta la partita, meraviglioso, contro palla persa, meraviglioso, insomma, del ragazzo del 97, meraviglioso. Però ci sono ancora 10 secondi. La cosa più importante di questa partita, adesso deve fare la seconda. La seconda e la terza. La seconda e la terza, sì, ancora due cose meravigliose. Il pubblico non ci sta dentro. La palla pesa come macigno in questo momento, primo libero va a bersaglio. È meraviglioso. Porta più due. A 10 secondi dalla fine, grande sofferenza in riva al lago per questo derby del lago dei due laghi. Dei due laghi. Diciamo, chiamiamolo così. Non va il secondo, attenzione! Fino all'ultimo un brivido lungo la schiena. Può anche spendere un fallo e non farlo tirare da tre. Fallo andare che tanto non fa niente. Finisce e la fine del Sivena è vinta! È vinta! Semino, 55-53. Ciao coach! Ciao a tutti, ci ciao papi! Il 10 aprile contro Vicenza. Ciao papi!